Bella a tutti i pochiotti, chi vi parla è Pastore di Wolf e benvenuti in questo nuovissimo video. Come potete vedere, oggi ci troviamo dopo veramente un sacco di tempo su Dead Space. E questo video insieme a te fa parte del nuovo palinsesto del mio canale. Scientifico, ufficiale scientifico, dottor Caio. Del mio canale, i problemi alla colonia mi preoccupano. Sono certo che siano in qualche modo connessi allo scoperto del marchio, ma non so esattamente in che modo. Quasi il 40% dei coloni è soggetto a una forma di demenza. I sintomi evidenti sono depressione acuta, insonnia e allucinazioni. Aspetta un attimo. Nel mentre, come sempre, prima che io inizio a giocare, come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati, a passare su tutti i miei profili social che come in ogni video trovate in descrizione. Come sempre vi invito anche a commentare, a condividere il video e a passare sul canale dove troverete tanti nuovi video. Comunque, la frequenza di episodi di violenza e persino omicidi indica anche grave paranoia. Il dottor Mercer vuole che io porti a bordo dei contagiati per esaminarli. Il dottor Welland, lo psichiatra della colonia, ha segnalato che le sue analisi sono state infruttuose. Non so se posso fidarmi del dottor Mercer, ma ho bisogno della sua esperienza. Ci servono soluzioni e ci servono subito. Aspetta, sta voce... Non mi vorrei sbagliare, ma sta voce mi sembra quella di coso. Non mi è risalito un po' di vita, ok. Quella voce che ho sentito prima. Ok, ora... Adesso qui. No. Fermo. Miseria, che paura! Comunque la voce di prima, se non mi... Mi sto letteralmente cagando sotto per ogni cosa. Ma com'è possibile? L'arma già scarica. Vai, raccogli. Oh no. Ho capito che è successo. Io ho capito che è successo.
non mi sbaglio qui o in un'altra cosa, mi sembra che qui dovrebbe succedere. C'è un'immagine tra le più tristi e inquietanti mai viste prima, che praticamente, e non me lo posso dimenticare, è praticamente, scusa, mi hai messo difficoltà media? Chi te l'ha detto? Una difficoltà media che io assolutamente non avevo scelto, o che ho scelto, dovevo essere completamente pazzo per farla, e sicuramente la seconda, sicuro. Mi sono totalmente rincoglionito a mettere difficoltà a cosa, oh signore. Stavo dicendo prima, perché non so la stessa niente, non so la cassa, quanto veloce, quanto veloce. Veloce, vai, oh. Lo sapevo. Io la mia cosa di provare nuove cose.
colpo. Ma mi ha tolto tanto. Ma siamo pazzi? Mi ha tolto con un colpo singolo, mi ha tolto un bordello di vita, ma siamo pazzi veramente. Ok. Dio, ma che cazzo sta succedendo? Codici ricevuti, mi sembrano a posto, grazie a Dio. Accedo adesso al registro del capitano. Oddio. Dirigiti alla stazione di trasporto, ci risentiremo là. Voglio scoprire che cosa diavolo è successo a questa nave. Mi facciamo con la manina. Mi facciamo con la manina. Ma che cazzo dei cani, va. Che quando sono passato senza fare il suono di... Eccolo! È qui! Ricarica subito l'arma! Tutto, ti prego. No, minchia, ma fare cominciare tutto. Non riuscito a farcela. Vabbè, vecchiotti, noi ci vediamo dopo quando finirò di fare questa missione. Siti alla stazione di trasporto, ci risentiremo là. Voglio scoprire che cosa diavolo è successo a questa nave.
Ora che lo sento bene questo. Ho testo un altro doppiatore. Sono un idiota perché ho consumato l'unica cosa che poteva ancora aiutarmi. Mi sembra il doppiatore di coso. Non so se qualcuno se lo ricorda. Zach Vegas dei Cacciatori di Fantasmi. Non so perché la voce mi ricorda troppo quella di Zach. Speriamo che non ci siano mosse o minchiate simili. Vai. Carica l'arma. Cavolo, non posso rimettere più l'arma come era prima. Vediamo se mi sono dimenticato qualcosa andando avanti. Faccio sta cosa qui. Ah, non posso raccogliere stasi per il momento, ok. L'avete sentito? Vedi che allora c'è un colpo. C'è un qualcosa. No, perché dovrei lasciarli? Cavolo, se avessi una pistola ultra già sto morendo. Madonna, lo schifo. Pensate che allora l'hanno fatto in HD. Dice che in HD è molto più horror, molto più cosa, ti fa cagare di più sotto. Ma non c'è, che ne so. Una. Che hanno scritto qui? Senti? Non c'è niente. E qui non posso. Rimettete la prima arma. Apri. Passa. Apri. Apri. Vai.
stati via! Uno di loro è riuscito a raggiungere la postazione del capitano. L'ho bloccato in una capsula danneggiata. Sto disattivando il blocco esecutivo. Ho trovato i registri. Qualsiasi cosa stia succedendo qui è arrivata dal pianeta in seguito alle trivellazioni. Si è diffusa nella colonia ed è arrivata alla nave. Non è un'infezione. È una forma di vita aliena. Merda, altri problemi in arrivo. I motori della nave sono spenti, l'orbita decade. Raggiungi subito il ponte tecnico. Io intanto resto qui e cerco di capire che succede. Sì. Inventario. È una miseria. E quindi ora dovrei avere la terza arma, giusto? Sì, guarda che bello. Andiamo a salvare. Sì. Io vado di lì, quindi per tutta escursione dovrei andare a stare qua. Ok, abbiamo completato il secondo capitolo. Dopo che ci siamo. Sì. Io devo essere un pazzo se ho messo. Io devo essere un pazzo per aver messo le cose così. Comunque, ripeto per chi veda il video. Questo video sarebbe dovuto uscire domani, ma... I problemi sono due, il tempo stringe. Primo, i propulsori sono a secco. Secondo, la centrifuga gravitazionale è spenta, cioè un paio di trilioni di tonnellate di roccia ci tirano giù. Devi riattivare quella centrifuga, rifornire il propulsore principale e azionarlo, così potrò stabilizzare l'orbita. Allora... Come... Stavo dicendo prima che venisse interrotto, questo video sarebbe dovuto uscire domani, ma eccolo come che facevano, ok. Ma siccome io domani registro personale, ufficiale tecnico Jacob Temple, sono passati due giorni da quando hanno perforato quel pianeta dalla morte del capitano. Il panico, le rivolte, ha deciso di non erano nulla visto quello che è successo, diciamo, dopo oggi. I nostri amici, i colleghi hanno iniziato a tornare cambiati, a tornare per ucciderci, per portarci via. Racker è sparito stamattina e sono sicuro che ormai sia morto. I miei uomini iniziano a cedere. Sto cercando di tenerli sotto controllo, ma ora ho problemi più gravi. Stiamo perdendo carburante, il propulsore primario quasi non regge più. Danvers e io cercheremo di raggiungere il deposito carburante per le riparazioni. Tempo, chiudo. Mamma mia. Comunque, come stavo dicendo... Cosa diavolo sta succedendo qui? Anderson! È impazzito! Ci sta strappando i denti! Anderson, per l'amor di Dio! Oddio! È morto! Calma! È vivo! Però ha sbattuto violentemente contro quella porta! Merda! Ma perché ha fatto una cosa del genere? Non capisco! Ok, qua praticamente stanno impazzendo tutti. Come stavo dicendo prima, il video sarebbe dovuto uscire domani insieme a... Ho visto che si era interrotta la registrazione. Comunque, il video sarebbe dovuto uscire...
il video, come ho detto, sarebbe dovuto uscire domani insieme a Tom Clancy e a Gears of War. Siccome però io domani mattina sarò al lavoro, io avevo in mente di portarlo proprio domani mattina, cioè di registrare tutto domani mattina, ho deciso che cosa lo porto oggi. Che allora sì. Capacità anche questa sì. E la cosa anche qui la capacità, così anche se so. Quindi, come sto dicendo, è un continuo a venire interrotti, ho deciso di portarlo oggi, cioè di registrarlo oggi, montarlo, riuscire se ci riesco a caricarlo stasera su YouTube, così che io poi domani pomeriggio posso tranquillamente portare Tom Clancy Rainbow Six e Gears of War, che Gears of War è ancora, diciamo, agli inizi. Comunque, avaria, necessità arba cineraria, perché sto continuamente trovando munizioni per la mitragliatrice. E abbassa una parola. Una parola, come si fa ad abbassare? Minchia, non mi ricordo mezza cosa da quando che... Thank you.
Sicuramente devo sbloccare qualcosa qui e non mi sto accorgendo sicuro. Sto cercando di premere tutti i tasti. Sequenza di rifornimento attivata. Questo ecco il tasto che dovevo premere. Devo stare attento perché a volte che prendo tutto che si è volato giù un corpo. Qui devo stare attento perché qui istanti mi saltano addosso. Cosa cazzo? Prendere dalla cazzo di paura.
so cosa sia. Prendi tutto. Non dovevamo lasciarlo in vita. Piotr Ademper, sposta ora. Registro tecnico, parla Temple. Qualcuno ha interrotto il flusso di carburante al propulsore primario, danneggiando anche le valvole. Devono essere riparate perché io possa riattivarle e resta poco tempo per farlo. Con il propulsore non attivo, il decadimento dell'orbita inizierà tra 10 ore. Non riesco a capire chi sia stato. È qualcuno di quei bastardi di mitologi. Li ammazzo. Anderson ha detto che stavano arrivando. Non dovevamo lasciarlo in vita. Taci, Anders, e aiutami con gli attrezzi. Tempo, chiudo. Quindi significa che qui c'è molti stavano, cioè tu ti immagini quelli che erano partiti per un'avventura per le cose e si ritrovano invece a fare come si suol dire, a diventare cibo per vermi, come si dice in molti videogiochi. Prima che parli. Sequenza di rifornimento attivata. Combustibile sufficiente per l'accensione del propulsore principale. Qualsiasi cosa tu abbia fatto, Isaac, funziona. Il carburante c'è. È soltanto un quarto, ma basterà ripetere l'orbita quando attiverai il motore. Ma che diavolo? Falso allarme. Credevo di aver visto qualcosa. Mi dicevano no, tu sei pazzo. Poi ai tempi era fatto stra mega bene. Ho visto passare qualcosa. Indossata. Ok. Salviamo. E vediamo se possiamo concludere qualche cosa e poi per oggi ci salutiamo. Allora, com'era per la mappa? No, c'era cosa per vedere quale strada devo fare.
briciolo. Briciolo con la B, ok. Ah, ecco dove dobbiamo andare, di lì. Non ce ne ho più, porco di quel porco. E poi noi in realtà eravamo venuti per... per cercare nostra moglie, questa barba. E chissà sono Temple, ora anche la centrifuga è offline. Abbiamo 4 miliardi di tonnellate di roccia appesa al culo. Senza la centrifuga bilanciare la nave, i legami gravitazionali ci spingeranno contro la colonia. Sto andando sul posto per vedere se posso ripararla. Sequenza attivata. Attendere. Oddio. Oddio. Prego, no. Signorina, luce. Signorina. Luce. Schifosi, schifosi, cosa? Sequenza di decontaminazione completata. Grazie per l'attesa. Grazie. Vada a fare in culo. Vada a fare in culo lei. Perché ho sentito gridare? Cosa lì che cavolo se riuscissi. Che cavolo di suono è questo? Fammi salvare. No, perché ora per precauzione. Ok. Che caso mai. Uscita da gravità zero. Accesso a gravità zero. Oh.
si schifo che... Che io adesso devo capire come passare per di là. Visto e considerato. Oh, non ho capito. Ho capito. Devo far così. Devo attivare il pacco di stasi. Con il quale... qualcosa. Andiamo di qui, non posso scendere, quindi devo tornare indietro. Uscita da gravità zero. Questa la salviamo. E direi che per oggi ci possiamo salutare qui. E niente, bocchiotti, spero che questo nuovo episodio di Dead Space vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a lasciare un commento, mi piace. Come sempre vi invito anche a passare su tutti i miei profili social, che come in ogni video trovate in descrizione. Vi invito come sempre anche a commentare, condividere il video e a passare sul canale dove troverete tanti nuovi video. E niente, lupacchiotti, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.